evento importante, forse, che come era successo l'ultima volta in casa, abbiamo portato 5 giocatori in doppia cifra, quindi segno anche di una coralità di squadra, di un coinvolgimento di tutti i ragazzi. Sì, questo indubbiamente anche a Rimini abbiamo avuto 5 mi sembra o 6 giocatori in doppia cifra. No, quello che mi è piaciuto stasera e tanto, dico la verità, è che abbiamo difeso veramente bene, e tolto lo sprazzo finale dove abbiamo perso palloni, diciamo, sulla pressione, ma in maniera banale, e abbiamo concesso punti. Eravamo 54 punti fatti fare a Civitanova dopo 35 minuti e avevamo difeso veramente di squadra, ci siamo aiutati, abbiamo lavorato bene sui due pericoli principali che avevamo individuato, cioè i due fratelli Amoroso, quindi spalla e canestro. Abbiamo lasciato qualcosina come era inevitabile nel tiro da tre punti, tipo Masciarelli, che comunque ci ha punito, ma era una cosa che poteva essere preventivata. Però quello che era il nostro obiettivo difensivo è stato, secondo me, insomma, eseguito molto bene dalla squadra, e sono molto soddisfatto, perché al di là poi da quello siamo riusciti poi a correre, che era quello che volevamo secondariamente, cioè dire difendiamo forte, andiamo in contropiede, perché con Civitanova pensavamo potessimo avere noi un ritmo più alto, maggiore di loro, e quindi metterli in difficoltà. Ecco, quindi queste sono le due situazioni che abbiamo fatto bene, quindi sono molto soddisfatto, insomma, della partita. Domande? Non posso sapere cosa aveva Bottioni, che l'ultimo quarto, se ricordo, non è proprio... No, non poteva più rientrare perché sento dolore, adesso non ho capito se... Ok, per i crampi, e quindi poi ha provato con Simone Bettini a vedere se poteva rientrare, ma non poteva. Anche Pederzini a fine terzo quarto ha risentito male al polpaccio, quindi eravamo impossibilitati a inserirli, insomma, alla fine, quindi non potevano più rientrare, ecco, diciamo questo. Insomma, grande difesa sulla linea di fondo, qui sono d'accordo, perché in effetti poi concede il tiro a tre, è normale quando si rabbocca su dei lunghi di spessore come vedi. Poi la vita è stata complicata anche dall'assenza di un player, perché Bottione non è più tornato. Giustamente il coach ha messo Masciarelli con quelle braccia lunghe, io avrei fatto la stessa cosa, no? E fortunatamente, ecco, poi tutti si sono comunque adoperati per aiutare Maverini, no? Lo stesso Gian Piero. Sì. Anche questa è una chiave del successo, ma non è cosa. Sì. Noi avevamo già avuto questa emergenza con Senigallia, quando poi era stato addirittura espulso Maverini, quindi eravamo senza Noah, anche lì, senza Giacchè, e ha fatto il play Fabio. È chiaro che in quel frangente lì ci siamo sacrificati, dovevamo essere, secondo me, un po' più di aiuto reciproco, perché lasciare palla sempre a un giocatore che sì, può fare il playmaker, perché Maverini può fare il playmaker, però braccato, un giocatore con le braccia lunghe che difende forte, appoggiarsi su un altro compagno esterno era quello che si poteva fare di meglio. Però stiamo trovando il pelo nell'uovo, perché secondo me la prestazione oggi è veramente importante, ottima, e quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Ecco. Dopo ci sono queste piccolezze che vedremo di migliorare, però nel complesso penso che la prestazione sia stata, cioè, di spessore, ecco, importante.